E buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo fantasticissimo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo un po' a parlare di Anthem, della demo che c'è stata in questo weekend, di quella che ci sarà il weekend prossimo e della correlazione che questo può avere con Destiny. E diciamo che cercheremo di rispondere per quanto possibile, perché comunque adesso abbiamo provato solamente una demo di Anthem, alla domanda: Anthem potrà prendere il posto di Destiny? Iniziamo parlando un attimino di quelli che sono stati i pro e contro di questa demo che abbiamo vissuto e ancora dobbiamo finire nell'esperienza del prossimo weekend. Perché sicuramente ci sono state diverse turbolenze, e EA soprattutto penso dal punto di vista esterno ha fatto molto molto casino. Ah, innanzitutto c'è da dire che Anthem è una figata paurosa Grazie. e credo che qui praticamente tutto il mondo è d'accordo. Allora, sì, oltre al fatto che è veramente stato strutturato bene, abbiamo anche questa componente MMO che è veramente, veramente molto presente l'MMO, anche il GDR con tutte queste meccaniche di buff, debuff. Che ancora non Sì, conosciamo ancora abbiamo visto in minimamente. parte, ecco, non nella loro totalità, sono veramente, veramente interessanti e vanno a creare quella che è una dinamica di gioco molto più complessa e molto più impegnativa rispetto a quello che erano altri giochi usciti fino Ma adesso. anche semplicemente nello sparare contro i nemici, cioè, quello che ho notato io è che i nemici sono molto più forti, quindi rispetto per esempio a Destiny in cui ti puoi fare tranquillamente 20 caduti da solo. Qui i nemici fanno molto più male, quindi c'è molto più bisogno dell'utilizzo di certe abilità, come per esempio i baluardi difensivi, come per esempio la schivata che è necessaria in quasi tutte le dinamiche contro quasi tutti i nemici. Quindi il gameplay è decisamente più impegnativo, anche sia dal punto di vista della complessità, sia dal punto di vista semplicemente del gioco. E poi il variare degli strali, dei quattro strali, sono stati caratterizzati molto bene in quanto ognuno ha le proprie funzioni e le va a svolgere esclusivamente nella sua figura. Per esempio l'intercettore spara poco, spara pochissimo. Il guardiano, io usando il guardiano ho sparato parecchio, con l'intercettore praticamente mai. Vai di corpo a corpo, passi i buff, passi i debuff, passi tutti gli stati. E quindi c'è questa economia, queste meccaniche sono molto più evolute e hanno bisogno di una strategia più grande per poterlo usare. Meccaniche che poi si vanno anche a combinare nel team, quindi dobbiamo scegliere bene non solo come settare il nostro strale, ma anche come giocarlo in relazione ai nostri compagni. Perché se per esempio tutti e due usiamo l'intercettore, chi li prende i danni moriamo subito. Quindi c'è bisogno magari di un colosso che tanca e boh, dipende poi dalle abilità che capiremo meglio durante il gioco, però appunto questa combinazione è necessaria e va un attimino ponderata. Per parlare un po' dei contro, sicuramente conosciamo tutti i problemi di connessione che ha avuto la demo. Innanzitutto EA ha aperto, appunto, aperto le porte a questa demo dando la disponibilità a una parte minuscola dei server. Successivamente, dopo neanche 3 quarti d'ora, si è ricreduta in quanto veramente poca gente era riuscita ad entrare. E anche facendo entrare più gente ci sono stati problemi consistenti che sono durati per tutta la demo. Per esempio il famoso freeze del gioco nel caricamento che ti costringeva a chiudere il gioco, a ripartire da capo, che era veramente frustrante perché poteva succedere in qualsiasi momento. Visti anche la quantità di caricamenti che ci sono nel gioco per arrivare nel forte, per partire dal forte, per cambiare zona di gioco, era veramente qualcosa di insopportabile. Spero che con il prossimo weekend, sicuramente con l'uscita del gioco al day one, sarà veramente una cosa sistemata, perché sennò è impossibile giocare a straniero. Quindi sicuramente l'aspetto tecnico non era dei migliori. C'è anche da considerare che questa è una demo, quindi magari aspetti come cali di frame, la grafica non ottimale, possono essere e devono essere secondo me risolti nel gioco finale. Invece alcuni dettagli che riguardano più le meccaniche, come per esempio il fatto che ogni volta che andiamo nel forte ci fa spawnare lontanissimo dallo strale, quindi magari se dobbiamo semplicemente andare a cambiare un'arma, dobbiamo rispawnare là, andare allo strale, cambiarla. Poi con una velocità che ti sembra una lumaca, perché il personaggio dentro il forte, oltre che si muove da schifo, secondo me sembra una telecamera Sì, impresa che si non muove in avanti, cioè non c'ha un minimo di dinamicità. È lento, vuoi dire? Puoi dirmi quanto vuoi, premi R3 e corri, ma vai comunque lento. Quindi, nonostante i problemi tecnici, il gioco è stato sicuramente qualcosa di molto molto bello, fatto molto bene e che spero diventerà, si evolverà per questo percorso. Ma adesso andiamo a vedere come questo si potrà mettere in relazione con Destiny e quindi se
potrà finalmente occupare il posto di Destiny. E quindi andiamo a vedere magari quali sono gli elementi che Anthem ha in comune con Destiny e quelli che lo distorcono totalmente da questo tipo di gioco. Innanzitutto la tipologia di gioco, un MMO, quindi entrambi hanno le stesse caratteristiche, come, vabbè, ci si può aspettare da qualsiasi altro gioco MMO. L'ambientazione futuristica, in un certo modo post-apocalittica, anche quella di Anthem, la vediamo, diciamo, successiva a quello che è un crollo, sì, passatemi il termine, scusate, un crollo che però è appunto l'aver abbandonato il fatto che i creatori abbiano abbandonato il mondo di Anthem, che possiamo vederla sì come una sorta di mondo post-apocalittico sull'ombra di quello di Destiny. Un'altra cosa carina che abbiamo visto in comune sono la presenza di questi eventi pubblici, che però su Anthem sono più come su Destiny 1 per quanto riguarda la loro frequenza, perché sono abbastanza rari, non capitano spesso, ma sono divertenti e anche abbastanza impegnativi. E tra l'altro, da quello che ho capito, vengono attuati solamente in quei piccoli dungeon che sono diffusi per la mappa. Certamente anche la struttura delle attività, come per esempio la roccaforte, ha una struttura molto simile a quelli che possono essere gli assalti o i cala su Destiny, ma è una cosa abbastanza scontata che ci si poteva aspettare. Se comunque ci sono parecchie similitudini, le differenze non sono da meno, perché il gioco differisce veramente parecchio da Destiny, a cominciare dalle meccaniche di movimento per quanto riguarda la mappa. Innanzitutto in Anthem abbiamo un open world che si sviluppa molto in tridimensionalità, e quindi l'elemento del volo è anche molto molto importante per quanto riguarda gli spostamenti e le meccaniche di combattimento. Da questo punto di vista io vedo molto Anthem rispetto a Destiny come l'unione di un gioco come Destiny, quindi magari un MMO, insieme a un gioco open world che si incentra molto sulla storia, come può essere Horizon. Che sinceramente era anche qualcosa che io aspettavo da parecchio, la possibilità, soprattutto in un gioco che ci fosse la possibilità di volare, di esplorare il mondo anche in altezza, perché è una cosa che aggiunge veramente tanto di contenuto e tanto di esplorabilità a quello che è un mondo che è finito. Inoltre, da quello che abbiamo potuto provare, ci è sembrato che la storia abbia un ruolo molto più importante a livello del gioco, a livello di completezza, e che quindi questa sia molto più lunga e appunto che influisca molto sulle nostre dinamiche di gioco, e di conseguenza quindi che l'endgame, che non abbiamo provato, ma questa è una nostra solo supposizione, possa essere più breve, quindi magari meno pieno di contenuti. Questo lo possiamo anche capire comunque dal fatto che in Anthem non c'è il PvP e quindi ci si deve per forza concentrare sul PvE, magari riempendolo più di contenuti, e poi dipende da come se la gestirà BioWare, se bilanciare magari endgame e storia, o se riempire più l'una oppure l'altra. Tuttavia l'elemento MMO si vede anche per quanto riguarda la customizzazione, una cosa che io personalmente ho molto apprezzato, il fatto che l'aspetto estetico e l'aspetto di combattimento del nostro strale siano differenziati, che quindi non per forza io devo mettere un'armatura che è bruttissima però molto utile e viceversa. Quindi una cosa che ho veramente molto apprezzato, perché si riescono a creare degli strali molto belli e totalmente separati dal fatto che siano forti o meno. Allora, in breve queste sono state le nostre considerazioni che abbiamo potuto fare su questa demo, e soprattutto col suo parallelismo con Destiny. Ora sarebbe molto carino se voi riusciste a darci delle vostre idee nei commenti, così possiamo instaurare magari una discussione e aprirla a più persone possibili per sentire la maggior parte di idee possibili. Quindi io penso che ad oggi, alla domanda Anthem prenderà mai il posto di Destiny, penso che se Destiny si evolverà bene come si evolverà bene Anthem, c'è da considerare comunque che Destiny ha un grande passato alle sue spalle, quindi è decisamente più conosciuto e avvantaggiato sotto questo punto di vista. Però se continuerà ad evolversi per bene, io penso che i giochi pur simili hanno molte differenze, e conosco molte persone in realtà che dicono che Destiny sia un bellissimo gioco, che giocano da un sacco di tempo, che però non amano Anthem, sia dal gameplay che da diverse meccaniche, dicono che insomma questo gioco non fa per loro. Quindi penso che ad oggi possiamo rispondere no, Anthem non prenderà il posto di Destiny, perlomeno nell'immediato futuro. E soprattutto c'è da considerare anche che ora, con la manovra di separazione tra Bungie e Activision, bisogna vedere anche come se la gestisce Bungie l'uscita di Destiny 3, che dovrebbe essere comunque qualcosa che crea un enorme hype tra tutti quelli che hanno giocato anche una sola volta questo titolo. Quindi ragazzi, questa era la nostra impressione. Come già detto, like, scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E io direi che se il video vi è stato utile, lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, c'è la bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, e anche dal bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.